Fino a 3
piccoli, gli occhietti spaduti, ma avete trovato la famosa mano, andiamo dove vedono questi. Cari signori, caro signore, la responsabilità di questa, tutta questa situazione è sempre la che hai portato questo consiglio comunale per poter votare un atto importantissimo a scomodare il segretario comunale, che ancora una volta purtroppo è stato costretto a fare negli ultimi mesi, fare un'alzata di spalle, dice quello che può, fa una manierosissima risente e dice fate voi il consiglio comunale, assumete di responsabilità anche penale. In sintesi, anche i cittadini non lo sapevano, e qua i problemi sono due. Primo, che nell'alto delle visioni dei conti c'è il papà di un consigliere comunale e per questo motivo è stata annullata la domenica. Secondo, il signor Ciro Di Matteo che ha promosso un ricorso può essere, domando a voi, può essere fiduciario di un comune visto che è contenzioso col comune? Mi pare proprio di no, perché anche l'amico Fuccio che tanto urlava ha dovuto fare la rinuncia a certi contenziosi per essere consigliere comunale. Quindi la richiesta di stralcio del proprio Ciro Di Matteo da lui è doverosa. Rispetto a questo, nulla questo sulla richiesta di rinvio del consiglio comunale. Però, perché siamo un'opposizione responsabile e ci rendiamo conto che siamo veramente ai limiti della scadenza dell'approvazione del bilancio previsto, chiediamo comunque una sospensione per poter far sì che il segretario insieme a noi, visto che ormai lui resta l'unico organo garante perché l'azione amministrativa è stata debellata, distrutta e macerata da questo sindaco capriccioso, chiediamo una sospensione per poter cercare di arrabattare, di aggiustare, di raggranellare una delibera passabile, perché ancora una volta diciamo che come proposizione ci rendiamo conto di fissi le misure di conti che bisogna fare. Se poi a tutto questo